bentornati sul canale. Allora, oggi ho pensato di mostrarvi qualche acquisto che ho fatto, in questo caso non beauty, ma un primo shopping di primavera, perché c'erano delle cose che volevo proprio acquistare, di cui avevo proprio bisogno, e poi qualcosina che invece è capitato come acquisto perché che mi piacevano i capi. E niente, quindi ve li mostro e niente, così perché sapete che ogni tanto mi piace mostrarvi anche questi acquisti che non sono beauty. E iniziamo. Partiamo quindi dalla Geox. Sì, dai, sapete che da quando ho iniziato a comprare le scarpe per i bimbi dalla Geox, basta, ci sto andando spessissimo perché ho scoperto che mi piacciono anche le loro scarpe. Ho già preso 2 paia di scarpe da ginnastica. Mi sono fatta regalare le borse al compleanno, veramente belle, che mi sono piaciute un sacco. Quindi pian pianino sto sempre andando più spesso alla Geox perché mi stanno piacendo diverse cose. Però aspettate, prima della Geox, già che ci sono, l'avevo appoggiato qui sopra, vi mostro altri due dei cerchietti, questi bombati, che ho preso su Amazon, di questo sito che si chiama Bottega della Principessa. È un negozio, penso, italiano di Cagliari, quindi in Sardegna, e ho trovato disponibili, perché spesso vanno sold out, altri 2 colori che volevo tantissimo. Io questi li trovo molto carini quando registro, devo tirare i miei 3 capelli, non me li vedo a posto in casa. Mi piacciono, devo dire che li trovo super sfiziosi. E ho preso il colore nude, questo che è il beige, molto carino secondo me questo colore. Molto bello. Adesso vabbè, ho messo un po' la cavolo con i capelli così, non è il massimo, però è giusto per farvi capire come sta il co questo bello, perché questo poi è molto abbinabile, un bel nude, mi piace anche più del bianco. Che bello! Sì, molto bello. Così, questo nude beige, è molto molto carino. Si abbina bene secondo me, poi in base anche alle camiciotte, le cose che, le felpe, insomma, quello che ho, però è molto sfruttabile. Insomma, un colore molto basic, questo si può sfruttare veramente molto molto bene. Carino, sì, devo dire che comunque mi piacciono. E ho voluto comunque poi prendere il rosso, questo poi sotto Natale sarà super sfizioso, magari è da mettere anche a Natale. Il rosso è bellissimo. E aspetta, tutto, poi è bello che arrivano nella loro sacchettina, super carini. No, il rosso lo volevo troppo, bellissimo. Questo vabbè, mi grida proprio Natale, eh. Che bello! No, il rosso è stupendo, veramente bellissimo. Dai, che bello anche il rosso, è veramente stupendo, bellissimo. Praticamente mi manca dei colori che volevo, il blu, c'era un bel blu, però era finito anche quello. Bellissimi, no, sono contenta che questo va a sostituire un po' anche quello bianco che sto utilizzando tanto anche quando faccio skin care, perché questo beige qua è ancora più bello, bellissimo, super elegante, rosso meraviglioso, sono contenta. Passiamo adesso alla Geox. Allora, che cosa ho preso? È uscita la nuova collezione in collaborazione con Penelope Cruz. Anche l'anno scorso l'aveva fatta. L'anno scorso non avevo preso niente, ma ancora non ero entrata molto nel mood Geox, quindi non so come fosse esattamente questa collezione. È uscita anche quest'anno e devo tornare per vedere le scarpe, perché ci sono delle scarpe che devo assolutamente vedere. Però intanto ho preso una giacca. Questa sorta di, non so, questa mezza misura trapuntata, perché volevo proprio una cosa da mezza stagione, ma che non fosse proprio la giacchettina, la giacchetta di quelle ne ho di Zara, ne ho presa anche una che poi vi mostro. Insomma, ne ho altre, però che sono proprio più solo giacchette. Questa è proprio un po' più giacca, perché tra l'altro allora, stavo utilizzando il cappotto che ho preso ultimamente da Zara, ve l'avevo mostrato 2 mesetti fa, che era un modello che mi era piaciuto tantissimo. Niente, la seconda volta che mi frega, non mi fregherà più, perché su alcune cose io con Zara mi trovo bene, tipo le camicie, alcune maglie, delle cose a me piacciono di Zara, ma i cappotti no.
Veramente no, neanche un mese di utilizzo l'ho dovuto buttare, non vi dico in che condizioni era, proprio tutto il tessuto si era rovinato, aveva fatto tutti dei pallini, pelucchi, ma non vi dico in che condizioni era, una cosa terrificante, veramente mai più. Veramente mai più cappotti, mai più, anche se mi piace il modello, basta, perché è già la seconda volta che me lo fa, anzi questa volta mi sembra che si sia rovinato ancora prima della precedente volta, perché l'altra volta almeno tutta una stagione l'avevo fatta, qui un mese ho dovuto buttarlo, non è mai successa una cosa del genere. Quindi il cappotto l'ho buttato, poi avevo un qualcosa tipo trappuntato come questo, un leggero... Sì, quei giubbotti di mezza stagione, ne avevo uno della Polo, non vi dico, mi sono incastrata nel cancello, l'ho preso, l'ho strappato. No, guardate, una cosa, va bene. Niente, quindi alla fine mi mancava proprio una giacchetta da mezza stagione, che fosse però proprio più giacca, e mi è piaciuta tantissimo questa della collezione, appunto per Penelope Cruz. Vedete che sono proprio giacchette tipo così, io non so come chiamarle, però effetto trapuntato, però non è il piumino, è comunque leggera. È super particolare. Allora, dentro ha l'effetto animalier che solitamente a me non piace, devo essere sincera, non mi piace né zebrato né leopardato, né niente, però vi devo dire che in questa giacca a me è piaciuto molto, vedete che è quella in collaborazione con Penelope Cruz, perché è proprio la sua particolarità. Vediamo se riesco, ve lo mostro giusto un attimo, indossato così, perché poi rigirando, mi piace, guardate che è bellissimo, mi piace troppo come è fatto, anche il colletto così è stupendo. E poi il bello invece in questo caso secondo me è che proprio stacca dal tutto il bianco e che girando la manica c'è proprio tutta la fantasia che si vede così, e secondo me è proprio la sua particolarità. Quindi non sono assolutamente da queste fantasie animalier, ma in questo caso non mi dispiace per nulla, anche perché poi la parte interna non si vede, però il contrasto col bianco non lo so, in questo caso solitamente non lo trovo elegante l'animalier, non so perché, in questo caso mi piace. Vabbè, poi adesso non è messo benissimo, lo devo sistemare meglio, però è bellissimo poi l'effetto. Qui è messo meglio animalier. E poi mi piace proprio come è fatto così il collettino. È un modello d'effetto ampio, è bello morbido, veramente bello morbido. Quindi qua ci si può mettere sotto anche un felpone gigante perché ci sta assolutamente senza problemi. Ha la cerniera e niente, le taschine. Però è bello, su, mi piace veramente tanto. Adesso non riesco a farvelo vedere per intero, magari su Instagram vi metto la foto. Mi arriva tipo a metà, insomma, non è corto, corto assolutamente, però non copre neanche la parte posteriore, ecco. E carino, era proprio un giubbetto di questo tipo che stavo cercando da mezza stagione. Quindi sono contenta di averlo trovato. Poi, parlando sempre di giubbotti, giacchette, perché essenzialmente era quello l'obiettivo, perché sto cercando adesso proprio di, soprattutto per i giubbotti al momento, ma in generale una cosa che sto facendo per il mio guardaroba è di capire, ve l'ho detto, un lavoro che sto facendo da un po' di tempo anche per le borse, quali sono i modelli capi che io utilizzo di più, che mi piacciono di più, quindi orientarmi tendenzialmente all'acquisto con quelli, quando sbaglio lo prendo come insegnamento per capire che quel tipo di capo, di borsa, di scarpa, io non lo uso, non mi piace, non fa per me. Devo dire che così io poi non li tengo tanto per fare numero nell'armadio. E così sto cercando di far sì che il mio armadio non diventi una cozzaglia di vestiti pieno, strapieno, tanto per averne che poi non utilizzo, ma che sia ben studiato. Ci sto lavorando sempre di più, devo dire che sono migliorata veramente tanto. Qualche acquisto sbagliato l'ho fatto anche ultimamente, come ad esempio mi era successo per le borse. La soluzione che ho voluto prendere per questa stagione, perché io questa la compro sempre per i bambini, e poi ho pensato,
Ma è bella, ma perché non prendo questo modello anche per me? Sono andata in negozio, l'ho provata e ho detto: no, vabbè, bellissima, mi piace un sacco, non ci ho mai pensato. Non ho mai pensato di prenderla anche per me, non so perché. Sto parlando di Petit Bateau, io vado spesso da Petit Bateau, ovviamente per i bambini. Io amo veramente i loro capi di abbigliamento per i bambini. E io a loro ho sempre preso la cerata, l'iconica cerata di Petit Bateau. E ho pensato, ma perché non la prendo anche per me? Perché, ok, è una cerata, ma in realtà io gliela metto poi sempre, anche in questa mezza stagione, non solo quando piove. E infatti è perfetta proprio anche con le temperature di questo periodo, non fa proprio quel caldo da giacchettina di jeans, per dire molto leggera, ma non fa neanche più il freddo da giubbone invernale. Quindi ho preso questa. Ma è bellissima, ma sapete che su mi piace da matti, perché poi ha proprio quello stile casual sportivo, ma bello, insomma, che fa un bel effetto comunque, un casual sportivo elegante, che a me piace un sacco. Infatti io ho sempre amato queste cerate sui bambini e solo adesso ho pensato, ma perché non la prendo anche per me, visto che la fanno anche per gli adulti? Sono proprio fatte così anche quelle dei bambini, rifinite così all'interno con questa fantasia a righe tipiche di Petit Bateau, è morbidissima, liscissima al tatto. Io ho scelto la tonalità rosa, questo bel rosa nude che secondo me è stupendo, anche il cappuccio è bellissima, questa è più lunga e... Adesso, per quello che si può capire, messa così è bellissima, mi piace veramente un sacco. È proprio bella questa cerata, anche queste le maniche fatte così risvoltandola. E sono felicissima perché sono riuscita a prendere due giacche proprio che mi servivano per questa stagione intermedia, che mi piacessero un sacco. Sono super soddisfatta. Qui ho fatto veramente due acquisti di cui sono contentissima e sono andata così a sostituire un acquisto estremamente sbagliato come il cappotto, sostituire quella giacca che ho proprio lacerato. Non so come ho fatto. Ma posso incastrarmi in un cancello, vabbè, lasciamo stare, meglio lasciar perdere. E niente, poi da Petit Bateau ho preso anche, questa era nei saldi, ho preso anche una t-shirt perché era super carina, questa mi piaceva un sacco, larga, così però su è molto carina con un jeans anche messa all'interno, è una bella t-shirt con, vabbè, i cuoricini, la scritta Petit Bateau. Niente, io vado nei negozi per prendere le cose dei bambini e poi inizio a acquistarci anche io. Questa costava 45 euro a prezzo pieno, ma era in saldo e mi sono pagata sui 30. Però mi piaceva proprio semplice, così, molto molto carina, anche perché di t-shirt effettivamente anche qui devo rinnovare un pochino perché delle t-shirt non... Avevo del t-shirt, alcune anche un po' datate, un po' vecchie, non mi piacevano più tanto, magari si erano anche un po', insomma, rovinati i tessuti nel tempo, quindi qualche t-shirt un po' carina la sto cercando. Allora, da Zara ho preso, ecco, questa giacchettina, vedete, questa è proprio la giacchettina leggera sempre primaverile, carina. Però ecco, questa è proprio più così una cosa più semplice, super leggera, con una camicia così da tutti i giorni, è molto carina, però volevo poi proprio anche delle più giacche. Questa l'ho trovata super carina, l'ho presa perché l'ho vista e mi è piaciuto un sacco il fatto che poi abbia questo tessuto stile scamosciato, morbidissima, ma è morbidissima veramente su. È molto carina, è corta, però comunque non super super corta, è tipo giacchetta di jeans. Poi mi piace che ha questi bottoncini così dorati, fatti così, ha le taschine fatte in questo modo, molto carina, bella morbida, su super comoda, insomma deliziosa, una bella giacchettina, sempre per questo periodo, anche lei è presa rosata così, non so se ci fosse poi anche in un altro colore, non mi ricordo il prezzo, adesso se trovo il cartellino o lo scontrino, e boh, non c'è. Questa è un XS, veste bella morbida anche lei, insomma un XS abbondante, però bella, veramente carina. Poi ho preso una camicetta, ho trovato questa camicetta da Zara che anche lei mi ha colpito subito.
Eccola qui, non è il solito modello di camicette tipo queste che fanno sempre, si trovano sempre, io ne ho un sacco perché mi piacciono tantissimo, un modello un pochino diverso, adesso è tutta stropicciata, però mi piaceva un sacco anche il colore perché tipo questo verde acqua, bellissimo, elegantissimo, su è davvero deliziosa, è veramente un bel colore, vedete un modello un pochino diverso che si chiude fino in alto con i bottoni fatti così, come a fiorellino. Belli, veramente molto bella, il colore è delizioso su, veramente delizioso, molto carina, vabbè adesso è tutta stropicciata ma su è veramente bella e questa costava 32,95, quindi anche un po' di più delle solite camicette di questo tipo che di solito costano 20 euro, 25 massimo. Poi passiamo ad H&M, da H&M ho preso invece, avevo preso anche due pantaloni, provati in negozio, ho detto carini, mi piacciono, sono tornata a casa, non mi piacevano per nulla, li ho portati indietro, li ho resi perché non mi convincevano. Avevo provato quel modello di pantaloni che ha la gamba molto larga, che era carino, è un bel modello, però di per sé, magari anche visto sugli altri, però non so, poi mi sembravano un po' troppo corti. Non lo so, non ero più tanto convinta, ho detto boh, non lo so, non mi convincevano troppo. Quindi ho tenuto invece, che ho trovato molto carine, questa t-shirt, l'ho trovata stupenda, t-shirt bianca con questa scritta che è bellissima, con scritto alle stelle, l'ho trovata super bella, veramente troppo carina questa t-shirt nella sua semplicità. Mi è piaciuta un sacco con il jeans, è bellissima questa, taglia XS, anche lei, comunque non è stretta, vedete che è bella, un po' lunghina e morbida, molto carina, veramente questa super semplice, ma mi è piaciuta un sacco, 9,99, quindi costava anche poco, troppo carina, con questa scritta mi è piaciuta subito e ho preso poi questa camicetta che in realtà c'è anche in versione bianca, quindi magari ci penserò, però il modello è veramente carino, così traforato, come si chiama, sangallo se non sbaglio, questo tipo di modello e carina, il blu è bellissimo, questa tonalità di blu secondo me è stupenda, le maniche sono un pochino a sbuffo, un po' larghe a sbuffo, però molto carine, non esagerate. Niente, su è veramente deliziosa, infatti penso che potrò prendere anche quella bianca, anche perché poi anche quando farà più caldo, questo sì è vero che ha manica lunga, però resta un modello veramente molto fresco e leggero, su si sente che è proprio bella, fresca e leggera, quindi mi è piaciuta un sacco, veramente su carina, costa 19,99. Allora, è bella in realtà larga, è molto larga anche lei, poi a me piace. Allora, portata ampia, bisogna mettere un jeans o un pantalone, secondo me slim, proprio effetto tipo leggings, perché se si mette anche il pantalone largo sotto risulta tutto troppo ampio, ma altrimenti messa all'interno del jeans comunque è molto molto bello, del pantalone, un classico pantalone, anche a sigaretta, io utilizzo anche pantaloni a sigaretta classici, perché la taglia più piccola è la S in negozio. Io ho visto che in realtà online esisteva anche l'XS, ma era tutto sold out, era tutta finita, quindi comunque l'ho presa. Tanto anche se è morbida, ripeto, è un modello comunque carino, bello portato anche così ampio. Molto carina, semplice, ma anche lei bella. Questo colore è stupendo, però ci penserò anche per quella bianca. Tanto questo è un primo inizio di shop. Poi ho fatto un salto da Yamaha, perché avevo visto in vetrina una felpa con la zip che stavo cercando, perché io queste le utilizzo molto anche quando sono in casa, devo uscire un attimo, devo prendere i bimbi, torno a casa, poi devo andare un attimo al supermercato, torno indietro e tengo proprio magari pantaloni della tuta, una felpa e spesso mi sono comode questa zip, soprattutto anche in questa stagione, magari sotto tengo una t-shirt, caldo, freddo, in base, la tolgo, la metto, però ne tengo sempre due o tre da alternare, da cambiare e ne ho dovute buttare due, perché ormai basta, hanno fatto la loro epoca. Quindi sono andata da Yamamay e qui non ce l'ho perché è a lavare. Ho preso la versione di questa felpa blu perché c'è in tre colori. È questo tipo di felpa fatta con questo tessuto che non so, è tipo è elasticizzato. Non so come si chiami questo tipo di tessuto, però su è morbidissimo. Io avevo già avuto una tuta di Yamamay con questo tessuto. Allora la chiamano felpa lilla, però non c'è scritto il tessuto,
Tensel Modal, no, non c'entra niente però, non lo so, non mi ricordo il nome, però è tipo un pochino elasticizzato e super liscio al tatto, bello, è veramente piacevole. E poi una perfetta, anche pesantezza di felpa, non è troppo pesante, non è proprio quella invernale imbottita, insomma, non è troppo pesante, si può utilizzare anche adesso con la mezza stagione, anche perché poi in inverno utilizzo quelli belli pelusciosi, super morbidi. E l'ho presa blu, c'era la versione blu che è l'unica senza il cappuccio, quindi quella blu non ha il cappuccio. Poi c'era bianca e lilla, e quindi l'ho presa blu e ho preso poi questa lilla. Costa 39,95 e niente, è una classica felpa zip, però è secondo me veramente molto carina, ovviamente, come felpa zip, così da mettere, ripeto, tutti i giorni. Anche in casa le tengo molto, insomma, le utilizzo tanto e questa è perfetta proprio come misura anche per questa stagione. Il colore lilla, secondo me, è molto carino, poi perché anche un lilla bello delicato, non rende tanto in video, viene fuori un po' più la componente blu, mi sembra. Invece è una bellissima punta di lilla, insomma, come felpa a zip, secondo me questa era molto bella, la stavo cercando. Termino con questo sacchettino perché ho preso questi accessori. Ho trovato questo negozietto con questi accessori. Dove ho preso i foulard, sapete che io ho un amore per i foulard perché li utilizzo un po' sempre, poi mi si abbassa la voce, perché ho gli sbalzi di temperatura, cose varie. Questi foulard secondo me sono molto carini, li tengo proprio anche in ufficio, magari con una giacchetta, con la camicia, così li metto. E ho trovato questo, no ma guardate che bello che è questo foulard, vi assicuro che li avrei presi tutti, ma erano una cosa, uno più bello dell'altro in 3000 colori. Infatti tornerò a prenderne ancora, ma intanto mi sono limitata a questo. Se non sbaglio costavano 10 euro, 15 non mi ricordo. Rosa con tutte queste rifiniture dorate all'interno è bellissimo, bellissimo, no, è stupendo. E l'ho preso poi anche nella versione lilla. Presentando il lilla rosa, ma erano belli verdi, azzurri, insomma, però ho valutato un po' anche alcuni che avevo, anche quelli di Luigio. No, vabbè, che belli, questi colori proprio mi sembrava che mi stessero particolarmente bene anche questa stagione, mi donassero un po' di vitalità al viso, questi colori, stupendo, anche questo lilla, esattamente come quello rosa. No, guardate che belli, ma sono veramente troppo carini. Stupendi, dovrò comunque prenderle anche in altri colori. E poi io non sono molto da, sapete, accessori, perché poi non so, mi danno fastidio. Ho perso l'abitudine anche di tenere l'orologio, un tempo lo tenevo sempre, però ormai si ha il cellulare, l'orario si vede lì. Però anche a livello di anelli, bracciali, sì, adesso sto tenendo giusto questo di Tiffany. Poi di solito tenevo anche una collanina, ma poi l'estate scorsa mi aveva un po' irritato quel collo, poi non l'ho più rimessa, dovrei rimetterla. I bracciali in realtà mi piacciono, sono quelli che poi se mi metto a usarli sfrutto di più, però mi sono resa conto che ad esempio anche adesso con la bella stagione, ovviamente con i top, le t-shirt, camicie, insomma, si vedono di più i bracciali perché altrimenti poi in inverno si notano un po' meno. E quindi ne volevo prendere uno, però ne volevo uno pratico da mettere, che insomma non mi richiedesse troppo tempo, altrimenti poi mi passa la voglia. E ho trovato lui che mi è sembrato carinissimo, che ha l'elastico, quindi super comodo da utilizzare. L'ho pagato anche qui 10 euro. Però è carino, insomma, per farci anche la stagione adesso. Guardate che carino, con appunto anche una maglietta così. Questo bracciale resta più. Mi piaceva perché comunque è spesso e quindi si nota perché o se ne prendono un po' o altrimenti dicono poco. Invece lui si nota ed è super comodo, veramente. Ecco, abbinato anche a questo di Tiffany. Bello, così, ecco, mi piace tantissimo. E insomma, almeno ho un pochino di, insomma, colore anche qui sul braccio, qualche braccialetto in più in estate, perché in inverno poi non li metto mai, però in primavera e estate, che insomma ci si scopre un po' di più, sono belli, mi piace un sacco, ma veramente tanto. Se mi troverò bene, magari lo prenderò anche in altre versioni, ma persino aveva gli anelli fatti così, con l'elastico.
però l'anello ho paura che poi non lo metto veramente mai. Invece questo bracciale sicuramente lo sfrutterò, anzi inizierò già a metterlo, perché questo poi lo tolgo e lo metto in un attimo la mattina e la sera. Super super carino. Con questo ho terminato i miei primi acquisti di primavera, diciamo così, il primo shopping di primavera, e sono contenta perché sono praticamente sicura di aver preso tutte cose che in questo caso sfrutterò, che mi piacciono. Non le ho prese con l'incertezza di dire ma chissà se questo modello mi potrà andare bene, mi piacerà. Sono proprio certa, mi piacciono tanto questi acquisti, e questa è la cosa importante, perché come vi ho detto voglio arrivare proprio ad avere tutto un armadio di capi ragionati, insomma, nel senso che sono cose che proprio io vado a mettere, quindi lo sto cercando proprio di creare per come lo voglio io, per come lo intendo io. Direi che sono sempre più sulla buona strada. Adesso penso di aver fatto anche un buon lavoro sui giubbotti, nel tempo appunto andando a declatterarne, a cambiare così, ho capito anche che cosa stessi cercando e penso di essere arrivata a una buona soluzione in questo caso. Quindi sono contenta, penso che ci sarà più avanti sicuramente anche un continuo, adesso vedremo, perché ovviamente non ho una regola, vado in base a... se trovo qualcosa, quando vado da Kemi e Zara, che mi rispecchi i miei gusti, oppure vado proprio per cercare un qualcosa di specifico che mi interessa, e vediamo, quindi potrebbe esserci presto come più avanti, soprattutto devo tornare dalla Jox per le scarpe, quello sicuramente. Niente, spero che il video vi abbia fatto compagnia, vi mando un bacione grandissimo, se volete alla prossima, ciao!